combattere loro hanno già perso il combatto, hanno già perso la lotta. Casa per tutti, casa per tutti, permesso per tutti, diritti per tutti. Non siamo venuti a negoziare i nostri diritti, siamo venuti a strappare i nostri diritti che si trovano nell'articolo, nella Costituzione dell'Italia, articolo 2, lo Stato riconosce e garantisce i diritti di tutti i cittadini italiani. Questa è la Costituzione italiana. Terzo, si dice che tutti i cittadini hanno pari diritto in Italia, quindi noi siamo anche con questi diritti degli italiani. Quarto, lo Stato italiano ha il diritto di garantire il lavoro a tutti i cittadini che abitano in Italia, anche devono promuovere per favorire la condizione perché tutti abbiano questo lavoro. Questo siamo venuti a prendere, non sono il nostro, sono i nostri diritti, non abbiamo paura di Salvini, basta, basta Salvini! Basta, basta Salvini! Basta, basta razzismo! Non abbiamo rubato, non abbiamo fatto niente, siamo qui per difendere i nostri diritti! Io sono venuto da lontano per essere qui oggi a Roma e oggi ci combattiamo per i nostri diritti. No, lui per essere giallo non ci fregano un cazzo, noi vogliamo i nostri diritti. Con una legge che va a dividere, che va a uccidere tanti immigrati che sono già in uno stato di difficoltà, senza permesso. Questa è la realtà. Oggi noi siamo qua, venuti in tutta Italia, da Napoli, da Torino, da Pescara, da Bologna, da Firenze, da Milano, per dire no a questo razzismo instaurato da questi politici che ci ha dividerci, ma oggi è la prova per l'ennesima volta la parte buona dell'Italia c'è. E oggi siamo convinti, precari, lavoratori, studenti, pensionati, sindacalisti, movimenti sociali, per dire no a forma di razzismo che va avanti. Chiediamo tanto.